Settimana scorsa, in questo video, ho parlato di Wine, che, per farla breve, consiste in una reimplementazione delle chiamate di sistema di Windows in ambienti Unix e Unix-like, tipo Linux e macOS, per eseguire programmi che sono stati compilati per Windows. Tuttavia, possiamo fare la stessa cosa, ma al contrario, ovvero eseguire programmi che sono stati compilati per Linux su Windows. E ovviamente la risposta è certo che si può fare. E tra l'altro, tra virgolette, è un processo molto più semplice da fare che eseguire programmi compilati per Windows che su Linux. Perché tutte le chiamate di sistema che esistono in ambiente Linux sono open source, quindi il codice sta là. Diciamo che su Windows i sistemi più diffusi sono due: Cygwin e WSL. WSL sta per Windows Subsystems for Linux. Oggi parleremo di entrambi, ma prima focalizziamoci con Cygwin. Cygwin praticamente consiste nella reimplementazione di chiamate di sistema per eseguire programmi basati sullo standard POSIX. E che cos'è questo standard POSIX? E lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati qui in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi riprendiamo da dove avevamo lasciati 2 settimane fa. Ma prima di cominciare, vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale e inoltre, se volete, seguitemi su Instagram. Ma quindi non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo da dove avevo lasciato prima della sigla, ovvero che cos'è questo standard POSIX. POSIX sta per Portable Operating System Interface, che è praticamente una collezione di standard che permette di garantire la compatibilità tra diversi sistemi operativi. È stato basato su Unix System 5 e tutti i sistemi operativi che sono POSIX compliant, ovvero che aderiscono a questo standard, ricevono una sorta di certificazione. Per esempio, ad oggi, l'unico sistema operativo che è quello, diciamo, più diffuso, poi esistono anche degli altri, però l'unico diffuso sistema operativo che è 100% POSIX compliant e macOS. Linux è quasi completamente POSIX, ma non al 100%. Windows, neanche lontanamente. Tuttavia, se si crea una sorta di interfaccia, quello che viene definito in inglese compatibility layer, ovvero strato di compatibilità, possiamo rendere Windows un po' più POSIX. Ed è praticamente quello che fa Cygwin. Infatti, Cygwin non è un emulatore come non lo era Wine. Ma semplicemente quello che fanno è stato di fare il porting di determinate utilità di sistema all'interno di un ambiente Windows. Infatti, se voi eseguite Cygwin su Windows, vedete che c'è un terminale che è molto simile a quello che siamo abituati a vedere su Linux, e poi tutti i comandi da linea di comando, che poi, non so se voi lo sapete, la maggior parte dei comandi da linea di comando sono semplicemente dei programmi con un eseguibile, e infatti lo vediamo qua in exe, perché sono stati portati su Windows. Il porting significa praticamente ricompilare un programma pensato per un determinato sistema operativo tipo Linux, fare qualche modifica al codice e ricompilarlo per un altro sistema operativo tipo Windows in questo caso. E il porting non è un'emulazione, io sto ricompilando un sorgente e siccome su Linux tutto è open source, va da sé che abbiamo esattamente quelle utili di sistema e quei programmi che abbiamo su Linux in ambiente Windows grazie a un processo di porting. Poi ovviamente Cygwin contiene anche delle DLL, quindi delle librerie che facilitano a noi persone a utilizzare programmi pensati per Linux su Windows, quindi ci agevola nell'utilizzare programmi pensati per Linux. Tuttavia, Cygwin non è l'unica alternativa che possiamo utilizzare per eseguire programmi pensati per Linux su Windows. Ricordiamoci che l'altra differenza che esiste fra i programmi compilati per Linux che su Windows non è solamente l'assenza o la presenza di alcune chiamate di sistema, ma abbiamo anche un formato diverso dell'eseguibile. Quello per Linux si chiama ELF o LF, chiamatelo come vi pare. Quindi la domanda sostanziale è: possiamo eseguire su Windows dei eseguibili in formato LF? Microsoft ha da qualche anno rilasciato quello che loro chiamano Windows Subsystem for Linux, che a differenza degli altri tipo Cygwin permette di eseguire programmi puramente LF senza modificati, perché Cygwin erano portati, cioè noi dovevamo ricompilare. Invece con WSL noi eseguiamo
esattamente gli stessi eseguibili di Linux in formato ELF su Windows. E come funziona WSL? Intanto c'è da dire che ci sono due versioni, queste due versioni sono completamente diverse nella loro implementazione. WSL versione 1 è semplicemente né più né meno che Wine, però fatto da Microsoft per programmi ELF. Quello che hanno fatto Microsoft è quello di rimappare le chiamate di sistema Linux in chiamate di sistema valide per il kernel di Windows. E così i programmi permettono di essere eseguiti pensando di essere in una sorta di bolla come è Wine. In questo caso non c'è virtualizzazione, però diciamo c'è sempre questa cosa di interfacciare i programmi pensati per Linux che hanno bisogno delle chiamate di sistema che offre il kernel di Linux su Windows. E Microsoft è riuscito a fare questa cosa in maniera più efficiente di quanto possono fare i programmatori di Wine, per il semplice fatto che, ripeto, su Linux è tutto open source. Invece i programmatori di Wine hanno dovuto fare tutto a scatola chiusa, con un processo di reverse engineering. Però WSL versione 1 non permetteva l'esecuzione di un ambiente Linux su Windows, permetteva l'esecuzione di programmi di Linux su Windows. E infatti qua cambia tutto quando Microsoft rilascia WSL 2. WSL 2 non permette solamente l'esecuzione di programmi ELF di Linux, ma proprio di un ambiente Linux con un kernel all'interno di Windows. E come sono riusciti a fare questa cosa? Utilizzando Hyper-V. Hyper-V è l'hypervisor di Microsoft. Un hypervisor, vedetelo in questa maniera, è un sistema operativo che permette di fare macchine virtuali. E l'Hyper-V è quel sistema operativo minimale per creare macchine virtuali fatto da Microsoft. Quello che succede è che praticamente WSL2 utilizza una versione leggerissima della tecnologia di Hyper-V per eseguire Linux in tutto e per tutto. Infatti Microsoft adesso supporta diverse distribuzioni Linux all'interno del WSL. Io stesso, come potete ben vedere, utilizzo Ubuntu all'interno di Windows. Però come vi dicevo, l'hypervisor è un componente che sta sotto il sistema operativo, però c'è pure Windows, e quindi questa cosa come funziona? Semplice. Io parlo adesso per Windows 11, non so se questa cosa vale anche per Windows 10. Semplicemente il kernel di Windows è eseguito al di sopra dell'hypervisor, quindi praticamente c'è questo hypervisor molto minimale che esegue Windows e poi anche il WSL. Quindi le chiamate di sistema fatte da Linux non vanno più redirette al kernel del Windows per poi rimappare le chiamate di sistema, no. Vanno direttamente all'hypervisor, che poi va all'hardware direttamente. E quindi capite bene che l'efficienza è ottimizzata al massimo. E la cosa molto bella è che Linux eseguito nel WSL non vive per i fatti suoi indipendentemente da Windows. Sono integrati molto bene. Infatti io posso accedere alla partizione, diciamo, di Linux su Windows. E Linux mi monta automaticamente i dischi di Windows. Ed è una figata pazzesca. Cioè Microsoft ha fatto veramente un buon lavoro. Peccato che Microsoft non consente di fare la stessa cosa su Linux, perché loro tutto deve essere più. Quindi diciamo esistono tre grandi famiglie per eseguire programmi pensati per Linux su Windows. La prima è quello che fa Cygwin. Porting di programmi Linux su Windows, ma reimplementando un pochettino lo standard POSIX. Il secondo è quello che fa WSL1, ovvero rimappare la chiamata di sistema Linux nel kernel del Windows, che è un po' come fa Wine. Il terzo è metto tutto dentro un hypervisor in modo tale che sia più efficiente da eseguire all'interno di un hypervisor, e io ve lo faccio eseguire in maniera quasi parallela con il kernel di Windows. Così tutto è più efficiente e tutti siamo contenti. Infatti sinora all'interno di WSL io ho fatto tante cose, non moltissime ma tante cose, e finora non ho trovato un minimo problema. Tipo, questa cosa non si può fare. Finora l'ho utilizzato alla stregua del mio Linux nativo. Benissimo, pinguini. Io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato fino a questo punto. Scrivetemi nei commenti la vostra esperienza con queste due, diciamo, tecnologie, Cygwin o WSL. Io non ho mai utilizzato Cygwin in passato, però, diciamo, l'ho installato per fare questo video. Io, personalmente, con WSL sono molto contento e riesco a fare, come dicevo, tante cose. E quindi,
Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kimbo!